Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Questa sedicesima domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, è caratterizzata dal tema del pastore. Il ritornello del Salmo responsoriale ci dà una importante chiave di lettura del messaggio che queste letture ci trasmettono in questa domenica. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Questo è il primo punto fondamentale che dobbiamo focalizzare. Sapete bene che essere pastore vuol dire, come questo splendido salmo dice, prendersi cura delle pecore, farle riposare, torneremo su questo tema, su pascoli erbosi, condurre ad acque tranquille, guidare per il giusto cammino, dare la grazia e la forza anche di superare l'oscurità di momenti difficili. Se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me, e vivere una vita caratterizzata dalla serenità e dalla consapevolezza di essere protetti. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Chi è colui che svolge questo compito in maniera principale e perfettissima? Domanda retorica. Nostro Signore Gesù Cristo, che oggi abbiamo visto nel Vangelo proprio mettersi nelle vesti, ebbe compassione delle folle. Il termine greco esplanthniste, per essere precisi, ha dentro la sua forma verbale un nome che designa le viscere di voi, maggioranza dei presenti, femminucce, l'utero materno. Quindi vuol dire che le viscere di misericordia di Gesù, quindi quell'amore quasi materno, simile a quello che ha una madre verso il bambino, si commuove e vede questi poveretti dispersi, confusi, smarriti, e comincia allora ad insegnare molte cose, dice il testo del Vangelo. Dopo aver esortato i suoi: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Vedete come ritorna il termine del riposo, no? Su pascoli erbosi mi fa riposare, e paradossalmente lì si trovano proprio in un luogo dove probabilmente c'era anche dell'erba. Allora, primo grande punto su cui oggi dobbiamo volgere l'attenzione. Purché noi ci mettiamo nelle vesti delle pecorelle, sapete che le pecorelle sono animali mansueti, sono animali miti e che cercano in realtà un pastore, basta che abbiamo questa disposizione di animo e già l'abbiamo trovata, perché Gesù non vede l'ora di fare questo e di farci gustare la dolcezza del riposare in Lui, la sicurezza dell'essere da Lui protetti e anche la grazia dell'essere da Lui guidati. Il Signore non manca di istruire chi desidera trovare le vie giuste presso le quali camminare, anche in tempi turbolenti e di confusione. Questo è il primo grande messaggio. Il secondo, come dire, è dipendente dal primo, ma apre
diciamo, lo spazio a qualche nota dolente, perché ordinariamente per sua volontà, fin dai tempi dell'Antico Testamento, come ci ricorda il profeta Geremia, Dio ha voluto esercitare questo suo ministero, che comunque non cessa mai di esercitare a titolo personale, lo fa sempre, però anche servendosi ordinariamente dell'aiuto di coloro che lui stesso incarica di essere pastori e che dovrebbero rappresentarlo e svolgere visibilmente nei confronti delle pecore ciò che egli sempre ed invisibilmente svolge, sono i pastori. E come qui sapete, sentito insomma il profeta Geremia, ci riporta una pagina in cui il Signore stesso fa una impegnativa, diciamo così, requisitoria nei confronti, dice, dei pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Presenta una serie di capi di imputazione, dopodiché però dice: va bene, non vi preoccupate, ai pastori che non fanno il loro lavoro ci penso io, ma voi siate consolati, perché io comunque mi prenderò cura di loro, io stesso le pascolerò, io susciterò un germoglio santo, è la promessa di Gesù, di colui che sarebbe stato il buon pastore per antonomasia, che guiderà le pecore presso le acque della vita. Allora, questo secondo tema, i pastori, il difficile rapporto che si può avere con i pastori. È un dato di fatto, purtroppo, non è possibile negarlo, perché le evidenze non si possono mai negare. Sapete che contra facta ratio non valet, contro le ragioni, contro i fatti non valgono ragioni, no? È un dato di fatto che ci sono e ci sono sempre stati pastori buoni e pastori meno buoni. Sta scritto nella Bibbia: se il nostro Signore fa la requisitoria contro i pastori non buoni, vuol dire che c'erano, vuol dire che ci sono e speriamo di no, ma molto probabilmente continueranno ad esserci. Questo non ci deve stupire, perché i pastori, diceva Sant'Agostino, per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano. Cioè, non so voi come la pensate, no? Però a volte c'è un modo di pensare, confesso che quando ero piccolo, giovane, acerbo, anche io lo pensavo, no? Cioè, uno pensa che per il fatto che una persona viene ordinata sacerdote o ordinata vescovo, come dire, è come se ricevesse una sorta di grazia assoluta e imprescindibile, per cui quello sicuramente sarà santo. E non funziona così, perché vi parlo da sacerdote: quando una persona riceve l'ordinazione sacerdotale o episcopale, che cosa succede? Alcune azioni che fa il pastore sono garantite da Dio, quindi non ha nessuna importanza la qualità soggettiva e morale del sacerdote. Quali sono, per esempio? Quando si amministrano i sacramenti. San Giovanni Crisostomo diceva: Pietro ti battezza? È Gesù che battezza. San Giovanni ti battezza? È Gesù che battezza. Attenzione, Giuda ti battezza? Giuda non era un buon pastore, siamo d'accordo, no? È Gesù che battezza. Quindi i gesti sacramentali, quelli sì, sono garantiti dalla grazia di Dio che è connessa ad un sacramento. I vescovi hanno la pienezza di questa grazia e possono amministrare tutti quanti i sacramenti. Questa è la prima garanzia. La seconda garanzia che ci dà lo Spirito Santo, che riguarda i pastori di rango un pochino più inferiori, riguarda il Papa, quando dà delle definizioni magisteriali autentiche, e tutti quanti i vescovi insieme con il Papa, cioè il collegio episcopale, non da soli ma sempre con il capo, quando devono dire qualche cosa di autentico in materia di fede e di morale. Anche questa operazione è garantita dallo Spirito Santo, quindi di queste cose possiamo fidarci, come dire, in automatico. Però soggettivamente che un pastore sia buono o cattivo, da cosa dipende? La stessa cosa che se voi siete buoni o cattivi cristiani, tali quali. Dipende da come usa la grazia che il Signore gli dà, da quanto si santifica, da quanto lavora su se stesso, cresce nelle virtù, prega, celebra bene i sacramenti, eccetera eccetera. La stessa identica cosa che vale per voi, perché la vocazione fondamentale di noi cristiani
è quella di essere santi. Poi, evidentemente, la santità coinvolge il nostro stato di vita. Essere santi sposi, essere santi mariti, sante mogli, sante mamme, santi lavoratori, santi preti, santi frati, sante suore, santi monaci, sante monache, capite? Ma l'essere santo non dipende dalla funzione che uno svolge. Allora, come fare ad avere santi pastori? Ci sono tre cose importanti da fare. Primo, pregare il Signore. In un altro passo del Vangelo Gesù dice: pregate il padrone della messe perché mandi operai alla sua messe. Pregare perché il Signore ce li doni, perché avere un santo pastore è una grazia. Secondo, pregare che quelli che sono già pastori siano santi. Voi sapete che c'era un grande pastore che era il santo curato d'Ars, penso che ne abbiate sentito parlare, veramente un grande parroco, un grande sacerdote, che quando qualcuno si andava a lamentare del proprio parroco, perché al santo curato d'Ars andavano da varie porte, il santo curato d'Ars ascoltava, ma non era molto molto contento, perché quando aveva sentito di finire il discorso dice: tu potrai avere tranquillamente ragione, non è importante che tu ci abbia ragione oppure no, io però ti chiedo: quanto preghi tu per il tuo parroco? Quanti rosari hai detto perché sia santo? Quanti digiuni hai fatto? Gli rispondeva così: quante penitenze hai fatto? Perché certamente la santità del pastore dipende in parte da lui, ma dipende anche da quanto è sostenuto dalle preghiere del suo popolo. Voi sapete che un sacerdote, io devo pregare per voi, la prima cosa che devo fare, questa messa domenicale, la messa delle 10:30, è sempre applicata, lo sapete per chi? Per voi. Non sentirete mai dire durante questa messa: fateci attenzione, ricordati Signore del nostro fratello Francesco. Mai. Domenica scorsa, che come ricorderete sono stato fuori sede, io ho celebrato fuori sede, ma ho applicato la messa per voi, perché dovunque mi trovi, la domenica io sono dalla legge della Chiesa obbligato ad applicare la messa per voi. Capite perché no? Perché la vostra santità dipende dalla mia preghiera per voi anzitutto, però è vero anche il contrario, cioè la mia santità dipende dalla vostra preghiera per me. Ci avete mai pensato? Capite? È facile lamentarsi di un pastore che non è molto all'altezza della situazione, purtroppo i pastori sono esseri umani, ma meno facile è dire: Signore, poi ci penserai tu a giudicarlo, io intanto prego per lui. Cioè, il messaggio della prima lettura è questo: i pastori cattivi, fratelli e sorelle carissimi, pregate tanto per me, passeranno i guai dinanzi al nostro Signore, perché non è che il nostro Signore gliela fa passare franca, ma ci pensa lui a giudicarli. Noi dobbiamo semplicemente aiutarli e sostenerli con la nostra preghiera. Questo è il segreto per ottenere pastori santi. Concludo riportando una celebre espressione di San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, un grandissimo papa, un faro proprio per la Chiesa, forse uno dei più grandi papi che ci siano mai stati, nelle sue opere, non ricordo se nella Regola Pastorale o nei Morali in Job, però scriveva questa cosa, proprio a proposito dei suoi commenti sui pastori non buoni. Come mai che ci sono dei pastori non buoni? Come mai che il Signore permette che ci siano dei pastori non buoni? Lui diceva: il fatto che un pastore non sia buono può dipendere da due cose. E qui attenzione, qui ce n'è per me e ce n'è per voi, tutti dobbiamo fare l'esame di coscienza. A volte il Signore toglie la parola, quindi toglie la grazia a un sacerdote, a un pastore, a causa della sua cattiva condotta, cioè è un sacerdote che cura poco la propria santificazione e per cui il nostro Signore ritrae da lui la grazia e questo sacerdote diventa tiepido, diventa sterile, non concorre più in maniera efficace alla santificazione delle persone. Però c'è anche un altro però. Sapete in quali altre circostanze il Signore toglie il dono della parola al pastore? Quando il gregge è completamente chiuso alla grazia di Dio, cioè se anche ti mandasse il santo curato d'Ars, insomma il santo curato d'Ars, se ce lo mandasse il nostro Signore sarebbe una grande grazia, tu non ascolteresti manco lui, dice San Gregorio Magno,
Per cui se i cuori di una certa comunità sono completamente chiusi, nostro Signore non dà la parola al pastore. Perché le persone possano rendersi conto di questa situazione, convertirsi e invocarlo, quello del Signore, cioè, adesso vogliamo ascoltarti, per favore mandaci qualcuno che ci parli di te. Dipende da una di queste due cose. Non è sempre facile fare discernimento, voi capite che io devo fare discernimento su di me e vedere come sto corrispondendo alla grazia di Dio e a santificarmi. È chiaro che i fedeli devono fare un discernimento nel cuore e vedere quanto sono aperti e quanto sono disponibili ad accogliere anche le cose belle che i buoni pastori, che il Signore non manca in ogni circostanza di mandare alla sua Chiesa, gli danno. Ma capite che la cosa fondamentale è imparare a pregare gli uni per gli altri e invocare dal Signore la santità dei sacerdoti e dei pastori, perché dalla santità dei buoni pastori dipende molto della santità dei buoni fedeli, e se i buoni pastori vengono a mancare, il guaio è che necessariamente cala il livello di santità dei fedeli e la vita diventa certamente molto più brutta, molto più triste, molto più complicata, molto più vuota di Dio, molto più vuota di amore, molto più gioia, molto più vuota di gioia, molto più vuota di pace. Siano lodati Gesù e Maria.